Benvenuti a Spazio Libero. Tema di oggi è l'autodeterminazione in materia di fine vita, che nulla ha a che vedere con l'eutanasia attiva, cioè la somministrazione di farmaci che inducono la morte, che peraltro costituisce reato. Noi altri oggi qui vogliamo parlare del diritto dei pazienti affetti da patologie irreversibili di chiedere la sospensione della cura. Qui, come abbiamo detto, l'argomento di oggi è molto forte, ci aiuteranno in questo percorso alcuni rappresentanti dell'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, i quali sostengono che questo diritto in Italia ancora stenta ad affermarsi. Ne parliamo con Marco Cappato, tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni. Buongiorno. E Filomena Gallo, che è il segretario nazionale dell'associazione, grazie ad entrambi per essere qui. Allora, Gallo, chi sono i pazienti che scelgono di essere condotti alla morte? Ma non possiamo fare una fotografia precisa perché purtroppo le malattie colpiscono a tutte le età, ma di certo possiamo affermare che sono persone, alcune volte anche giovani, che hanno gravi malattie irreversibili, stato terminale, oppure malattie incurabili. Sono persone che vogliono scegliere di porre fine alla propria vita in modo dignitoso, per scelta, e vogliono scegliere di poter scegliere nel momento in cui sono ancora nel pieno di tutte le proprie capacità. Cappato, quindi parliamo di suicidio assistito? Le definizioni, secondo me, sono poi la cosa meno importante, perché la legislazione italiana, come ha detto lei, punisce addirittura fino a 15 anni di carcere l'omicidio del consenziente e non è previsto altro. Ecco, secondo noi invece sarebbe importante distinguere il caso, che può essere di un abuso, ma è pieno oggi con l'eutanasia clandestina di casi come questi, dai casi invece, come diceva Filomena, della libertà e responsabilità delle scelte. Allora, il suicidio medicalmente assistito, l'interruzione delle terapie, l'eutanasia, ci possono essere molte definizioni, ma per noi al centro c'è la libertà e responsabilità di scegliere. Che cos'è il suicidio medicalmente assistito? Lo vogliamo dire ai nostri telespettatori? Lo chiariamo? Significa un'assistenza, come accade in Svizzera, per esempio, dove molti cittadini italiani anche si trovano ad andare, un'assistenza medica per poter terminare la propria vita, ma in condizioni di sicurezza. Il nostro ragionamento è che, come ai tempi dell'aborto proibito, che di fatto c'era una situazione di classe, di emigrazione, di esilio dell'aborto, ecco, non dobbiamo fare sì che la stessa cosa continui a ripetersi anche per l'eutanasia. Questo diritto deve esserci anche in Italia. Ecco, voi avete realizzato un filmato appello. Qual è l'obiettivo di questo filmato? Scuotere il Parlamento, che finalmente il Parlamento almeno discuta di questo tema, perché gli italiani sono già pronti, forse i politici lo sono molto meno. Bene, allora vediamo insieme questo filmato appello con il quale, appunto, come diceva Cappato, l'Associazione Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica invita il Parlamento italiano al dibattito su questo tema. Onorevoli parlamentari, sono arrivata alla fine della mia vita. Vorrei poter decidere di non soffrire più. In Svizzera è possibile. Io un giorno ci andrei. Io preferirei morire qui. Anch'io. Onorevoli parlamentari, chi aiuta un malato terminale a morire rischia fino a 15 anni di galera. In Italia è un atto criminale. Onorevoli parlamentari, a chi appartiene la mia vita? La mia a me. È la mia vita. È la mia di vita. Ritengo un mio diritto inalienabile poter scegliere se, come e quando. Anch'io. Onorevoli parlamentari, vorrei essere io a decidere quando morire. Io non so se lo farei, ma vorrei che fossimo liberi di decidere. Idem. Onorevoli parlamentari, regolamentare l'eutanasia non significa permettere di morire, ma permettere di scegliere di che morte morire. Chi chiede l'eutanasia vuole solo morire con dignità. Ogni paziente dovrebbe essere libero di scegliere come e fino a che punto vivere la propria malattia. Se avesse potuto scegliere, mia madre avrebbe detto no, grazie. Mia madre mi ha notato atroci dolori e io non ho potuto fare nulla. Ogni anno sono migliaia i casi di eutanasia clandestina.
Ogni giorno 4 persone malate si suicidano anche nei modi più terribili, come Mario Monicelli. Onorevoli parlamentari, se perdo definitivamente conoscenza, voglio che siano rispettate le mie volontà. Anch'io. Anch'io. Anch'io! Per questo serve una legge anche sul testamento biologico. Che garantisca la libertà per tutti i cittadini. Come prevede la nostra proposta di legge di iniziativa popolare per la legalizzazione delle eutanasie. E il pieno riconoscimento del testamento biologico. Sottoscritta da quasi 100.000 italiani. L'abbiamo depositata in Parlamento a settembre 2013. Non ne avete parlato nemmeno 5 minuti. Onorevoli, è passato più di un anno. Eppure il tema riguarderebbe un po' tutti. Abbiamo organizzato dibattiti, sollecitato inchieste, raccolto testimonianze, raccontato storie. Abbiamo aiutato decine di malati a interrompere le terapie o a ottenere l'eutanasia all'estero. La Costituzione prevede che il popolo eserciti l'iniziativa delle leggi. Anche il Presidente della Repubblica vi ha chiesto di discutere delle scelte di fine vita. La maggioranza degli italiani è già favorevole a una legge sull'eutanasia. Io sono a favore da sempre. Sono a favore pure io, che ho paura. Onorevoli parlamentari, se l'eutanasia fosse legale, non aumenterebbero le morti, diminuirebbero le sofferenze. Si tratta solo di riconoscere un diritto umano, il diritto di morire. Parrebbe semplice, no? Ed è semplice. Basta cominciare a discuterle. Scappato. Nel nostro paese Pier Giorgio Welby è stato il primo caso di suicidio assistito. Da allora che cosa è cambiato? Diciamo che con Welby è stato chiaro a tutti, e poi anche col caso Englaro, che c'è il diritto garantito dalla Costituzione a non essere sottoposti a trattamenti sanitari contro la propria volontà. Il problema è che per attivarlo oggi ci vogliono i giudici, ci vogliono i ricorsi. Noi vorremmo una legge chiara che lo renda immediatamente agibile per tutti, e per questo anche chiediamo di sottoscrivere la nostra proposta sul sito eutanasialegale.it. Allora, arriviamo al testamento biologico, Gallo, perché potrebbe essere una soluzione. Dunque, vogliamo dire di che cosa si tratta? Il testamento biologico permette ad una persona di esprimere quelle che sono le sue volontà in materia di trattamenti terapeutici, che dovranno essere osservate nel momento in cui non potrà più esprimere il proprio volere. Attualmente i testamenti biologici vediamo che vengono depositati presso molti comuni che hanno istituito anche i registri per il testamento biologico. Ormai questi comuni sono oltre 130. Sul sito dell'Associazione Luca Coscioni è possibile visionare questa mappatura italiana. Il testamento biologico, date anche la possibilità, sì, di dichiarare il testamento biologico. Ecco, lo stiamo vedendo. È opponibile a terzi nel momento in cui un medico si rifiuta di osservare la volontà del testatore, della persona che ha detto no a quelle cure. Ma possiamo anche affermare al contrario che tutela anche le persone che vogliono proseguire cure e non rifiutarle mai. Insomma, sono atti di disposizione delle proprie volontà in materia di trattamenti sanitari. Bisogna capire che una buona legge nel nostro paese amplia le libertà delle persone, ma non costringe nessuno ad effettuare o non effettuare delle scelte che non vorrebbe. Cappato, Luca Coscioni, prima di morire di SLA nel 2006, fondò questa associazione che appunto porta il suo nome, perché aveva un sogno, cioè quello di sconfiggere queste patologie così gravi, così importanti, con l'impiego di nuove terapie. A che punto siamo con la ricerca, dunque? La ricerca innanzitutto dovrebbe essere libera e non lo è davvero. Il motto dell'associazione è dal corpo dei malati al cuore della politica, e in effetti dal corpo di una persona come Luca, immobilizzato, che parlava e comunicava attraverso il computer, sono arrivati un centinaio di premi Nobel, è stato il leader di una campagna per dire sì alla libertà di ricerca sulle cellule staminali, su tutte, le embrionali, le adulte, senza una discriminazione ideologica che diminuisce le possibilità di ricerca. Oggi sono stati fatti dei passi avanti, ma ancora moltissimo si può fare. Bene, abbiamo terminato. Io ringrazio e saluto i nostri ospiti, Marco Cappato e Filomena Gallo, naturalmente l'associazione Luca Coscioni e ovviamente i nostri telespettatori.
ai quali ricordo di collegarsi sul nostro sito raiparlamento.rai.it per rivedere questa puntata, così come tutte le altre puntate di Spazio Libero. E se voleste partecipare, sempre sul nostro sito sono disponibili le informazioni necessarie. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.